saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedel, grondi sangue innocente sul Cristo, che ti volle martirio crudel. Ti saluto, croce santa, che portasti il Redentor. Gloria, lode, onor ti canta, ogni lingua ed ogni cuor. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Signore Gesù Cristo, per noi hai accettato la sorte del chicco di grano che cade in terra e muore per produrre molto frutto. Ci inviti a seguirti su questa via quando dici: chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Noi però siamo attaccati alla nostra vita. Non vogliamo abbandonarla, ma tenerla tutta per noi stessi. Vogliamo possederla, non offrirla. Ma tu ci precedi e ci mostri che possiamo salvare la nostra vita soltanto donandola. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Disse loro Pilato: che farò dunque di Gesù chiamato il Cristo? Tutti gli risposero: sia crocifisso. Ed egli aggiunse: ma che male ha fatto? Essi allora urlarono: sia crocifisso. Allora rilasciò loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò ai soldati perché fosse crocifisso. Il giudice del mondo, che un giorno ritornerà a giudicare tutti noi, sta lì, annientato, disonorato e inerme davanti al giudice terreno. Pilato non è un mostro di malvagità. Sa che questo condannato è innocente, cerca il modo di liberarlo, ma il suo cuore è diviso e alla fine fa prevalere sul diritto la sua posizione, se stesso. Anche gli uomini che urlano e chiedono la morte di Gesù non sono dei mostri di malvagità. Molti di loro, il giorno di Pentecoste, si sentiranno trafiggere il cuore quando Pietro dirà loro: Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi. Ma in quel momento subiscono l'influenza della folla. Urlano perché urlano gli altri, e come urlano gli altri. Signore, sei stato condannato a morte perché la paura dello sguardo altrui ha soffocato la voce della coscienza. Accade sempre così lungo tutta la storia, che degli innocenti vengano maltrattati, condannati e uccisi. Quante volte abbiamo anche noi preferito il successo alla verità, la nostra reputazione alla giustizia. Dona forza nella nostra vita alla sottile voce della coscienza, a
Guardami come hai guardato Pietro dopo il rinnegamento. Fa che il tuo sguardo penetri nelle nostre anime ed indichi la direzione alla nostra vita. A coloro che il Venerdì Santo hanno urlato contro di te il giorno di Pentecoste, hanno donato la commozione del cuore, la conversione, e così hai dato speranza a tutti noi. Dona anche a noi sempre di nuovo la grazia della conversione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Seconda stazione. Gesù è caricato della croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!» E sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. Gesù, condannato come sedicente re, viene deriso, ma proprio nella derisione emerge crudelmente la verità. Quante volte le insegne del potere portate dai potenti di questo mondo sono un insulto alla verità, alla giustizia e alla dignità dell'uomo. Quante volte i loro rituali, le loro grandi parole, in verità non sono altro che pompose menzogne, una caricatura del compito a cui sono tenuti per il loro ufficio, quello di mettersi a servizio del bene. Gesù, colui che viene deriso e che porta la corona della sofferenza, è proprio per questo il vero re. Il suo scettro è giustizia. Signore, ti sei lasciato deridere e oltraggiare. Aiutaci a non unirci a coloro che deridono chi soffre e chi è debole. Aiutaci a riconoscere in coloro che sono umiliati ed emarginati il tuo volto. Aiutaci a non scoraggiarci davanti alle beffe del mondo, quando l'obbedienza alla tua volontà viene messa in ridicolo. Tu hai portato la croce e ci hai invitato a seguirti su questa via. Aiutaci ad accettare la croce, a non sfuggirla, a non lamentarci e a non lasciare che i nostri cuori si abbattano di fronte alle fatiche della vita. Aiutaci a percorrere la via dell'amore e, obbedendo alle sue esigenze, a raggiungere la vera gioia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Terza stazione. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Noi tutti eravamo sperduti come un gregge. Ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. L'uomo è caduto e cade sempre di nuovo. Quante volte egli diventa la caricatura di se stesso, non più immagine di Dio, ma qualcosa che mette in ridicolo il Creatore. Colui che, scendendo da Gerusalemme a Gerico, incappò nei briganti che lo spogliarono lasciandolo mezzo morto, sanguinando al bordo della strada, non è forse l'immagine per eccellenza dell'uomo? La caduta di Gesù sotto la croce non è soltanto la caduta dell'uomo Gesù, già sfinito dalla flagellazione. Qui emerge qualcosa di più profondo. Come Paolo dice nella lettera ai Filippesi, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Nella caduta di Gesù sotto il peso della croce appare l'intero suo percorso, il suo volontario abbassamento per sollevarci dal nostro orgoglio. E nello stesso tempo emerge la natura del nostro orgoglio, la superbia con cui vogliamo emanciparci da Dio non essendo nient'altro che noi stessi, con cui crediamo di non aver bisogno dell'amore eterno, ma vogliamo dar forma alla nostra vita da soli. Signore Gesù, il peso della croce ti ha fatto cadere per terra. Il peso del nostro peccato, il peso della nostra superbia ti atterra. Ma la tua caduta non è segno di un destino avverso, non è la pura e semplice debolezza di chi è calpestato. Sei voluto venire incontro a noi che per la nostra superbia giacciamo per terra. La superbia di pensare che siamo in grado di produrre l'uomo ha fatto sì che gli uomini siano diventati una sorta di merce, che vengano comprati e venduti, che siano come un serbatoio di materiale per i nostri esperimenti, con i quali speriamo di superare da noi stessi la morte, mentre in verità non facciamo altro che umiliare sempre più profondamente la dignità dell'uomo. Signore, aiutaci, perché siamo caduti. Aiutaci ad abbandonare la nostra superbia distruttiva e, imparando dalla tua umiltà, ad essere rialzati di nuovo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quarta stazione. Gesù incontra sua madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Simeone parlò a Maria, sua madre. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. Sulla Via Crucis di Gesù c'è anche Maria, sua madre. Durante la sua vita pubblica dovette farsi da parte per lasciare spazio alla nascita della nuova famiglia di Gesù, la famiglia dei suoi discepoli. Dovette anche sentire queste parole: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre. Adesso si vede che ella non soltanto nel corpo, ma nel cuore è la madre di Gesù. Ancora prima di averlo concepito nel corpo, grazie alla sua obbedienza, lo aveva concepito nel cuore. Le fu detto: ecco, concepirai un figlio, sarà grande, il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre. Ma poco dopo aveva sentito dalla bocca del vecchio Simeone un'altra parola: e anche a te una spada trafiggerà l'anima. Così si sarà ricordata delle parole pronunciate dai profeti. Parole come queste: maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello. Ora tutto questo diventerà realtà. Nel suo cuore avrà sempre custodito la parola che l'angelo le aveva detto quando tutto cominciò: non temere, Maria. I discepoli sono fuggiti, ella non fugge, ella sta lì. Con il coraggio della madre, con la fedeltà della madre, con la bontà della madre e con la sua fede che resiste nell'oscurità, è beata colei che ha creduto. Ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Santa Maria, madre del Signore, sei rimasta fedele quando i discepoli sono fuggiti. Come hai creduto quando l'angelo ti annunciò ciò che era incredibile, che saresti divenuta madre dell'Altissimo, così hai creduto nell'ora della sua più grande umiliazione. È così che nell'ora della croce, nell'ora della notte più buia del mondo, sei diventata madre dei credenti, madre della Chiesa. Ti preghiamo, insegnaci a credere e aiutaci affinché la fede diventi coraggio di servire e gesto di un amore che soccorre e sa condividere la sofferenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quinta stazione. Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce.
Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a prendere su la croce di Gesù. Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Simone di Cirene torna dal lavoro. È sulla strada di casa quando si imbatte in quel triste corteo di condannati. Per lui, forse, uno spettacolo abituale. I soldati usano del loro diritto di coercizione e mettono la croce addosso a lui, robusto uomo di campagna. Quale fastidio deve aver provato nel ritrovarsi improvvisamente coinvolto nel destino di quei condannati. Fa quello che deve fare, certo con molta riluttanza. L'evangelista Marco, però, assieme a lui, nomina anche i suoi figli, che evidentemente erano conosciuti come cristiani, come membri della comunità. Dall'incontro involontario è scaturita la fede. Accompagnando Gesù e condividendo il peso della croce, il cireneo ha capito che era una grazia poter camminare assieme a questo crocifisso e assisterlo. Il mistero di Gesù sofferente e muto gli ha toccato il cuore. Gesù, il cui amore divino solo poteva e può redimere l'umanità intera, vuole che condividiamo la sua croce per contemplare quello che ancora manca ai suoi patimenti. Signore, a Simone di Cirene hai aperto gli occhi e il cuore, donandogli nella condivisione della croce la grazia della fede. Aiutaci ad assistere il nostro prossimo che soffre, anche se questa chiamata dovesse essere in contraddizione con i nostri progetti e le nostre simpatie. Donaci di riconoscere che è una grazia poter condividere la croce degli altri e sperimentare che così siamo in cammino con te. Donaci di riconoscere con gioia che proprio nel condividere la tua sofferenza e le sofferenze di questo mondo diveniamo servitori della salvezza e che così possiamo aiutare a costruire il tuo corpo, la Chiesa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Sesta stazione. La Veronica asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro del profeta Isaia. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si compiace, si copra la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Il tuo volto, Signore,
Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Veronica, Berenice, secondo la tradizione greca, incarna questo anelito che accomuna tutti gli uomini di dell'Antico Testamento, l'anelito di tutti gli uomini credenti a vedere il volto di Dio. Sulla Via Crucis di Gesù, comunque, ella, all'inizio, non rende altro che un servizio di bontà femminile, offre un sudario a Gesù. Non si fa né contagiare dalla brutalità dei soldati, né immobilizzare dalla paura dei discepoli. È l'immagine della donna buona che nel turbamento e nell'oscurità dei cuori mantiene il coraggio della bontà, non permette che il suo cuore si ottenebri. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. All'inizio Veronica vede soltanto un volto maltrattato e segnato dal dolore, ma l'atto d'amore imprime nel suo cuore la vera immagine di Gesù. Nel volto umano, pieno di sangue e di ferite, ella vede il volto di Dio e della sua bontà, che ci segue anche nel più profondo dolore. Soltanto con il cuore possiamo vedere Gesù. Signore, donaci l'inquietudine del cuore che cerca il tuo volto. Proteggici dall'ottenamento del cuore che vede solo la superficie delle cose. Donaci quella schiettezza e purezza che ci rendono capaci di vedere la tua presenza nel mondo. Quando non siamo capaci di compiere grandi cose, donaci il coraggio di un'umile bontà. Imprimi il tuo volto nei nostri cuori, così che possiamo incontrarti e mostrare al mondo la tua immagine. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro della Lamentazioni. Io sono l'uomo che ha provato la miseria sotto la sferza della sua ira. Egli mi ha guidato, mi ha fatto camminare nelle tenebre e non nella luce. Ho sbarrato le mie vie con blocchi di pietra, ha ostruito i miei sentieri, mi ha spezzato con sabbia i denti, ma mi ha steso nella polvere. La tradizione della triplice caduta di Gesù e del peso della croce richiama la caduta di Adamo, il nostro essere umani caduti, e il mistero della partecipazione di Gesù alla nostra caduta. Nella storia, la caduta dell'uomo assume forme sempre nuove. Nella sua prima lettera a San Giovanni parla di una triplice caduta dell'uomo: la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita. È così che egli, sullo sfondo dei vizi del suo tempo, con tutti i suoi eccessi e perversioni, interpreta la caduta dell'uomo e dell'umanità. Ma possiamo pensare, nella storia più recente, anche a come la cristianità, stancatasi della fede, abbia abbandonato il Signore, le grandi ideologie, come la banalizzazione dell'uomo che non crede più a nulla e si lascia semplicemente andare, hanno costruito un nuovo paganesimo, un paganesimo peggiore,
che volendo accantonare definitivamente Dio è finito per sbarazzarsi dell'uomo. Signore Gesù Cristo, hai portato il nostro peso e continui a portarci. È il nostro peso a farti cadere, ma sii tu a rialzarci, perché da soli non riusciamo ad alzarci dalla polvere. Liberaci dal potere della concupiscenza. Al posto di un cuore di pietra, donaci di nuovo un cuore di carne, un cuore capace di vedere. Distruggi il potere delle ideologie, così che gli uomini possano riconoscere che sono intessute di menzogne. Non permettere che il muro del materialismo diventi insuperabile. Fa che ti percepiamo di nuovo. Rendici sobri e attenti per poter resistere alle forze del male. E aiutaci a riconoscere i bisogni interiori ed esteriori degli altri, a sostenerli. Rialzaci, così che possiamo rialzare gli altri. Donaci speranza in mezzo a tutta questa oscurità, perché possiamo diventare portatori di speranza per il mondo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Ottava stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme che piangono su di Lui. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Luca. Gesù, voltandosi verso le donne, disse: figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: cadete su di noi, e ai colli: copriteci. Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco? Sentire Gesù mentre rimprovera le donne di Gerusalemme che lo seguono e piangono su di lui ci fa riflettere. Come intenderlo? Non è forse un rimprovero rivolto ad una pietà puramente sentimentale che non diventa conversione e fede vissuta? Non serve compiangere a parole e sentimentalmente le sofferenze di questo mondo mentre la nostra vita continua come sempre. Per questo il Signore ci avverte del pericolo in cui noi stessi siamo. Ci mostra la serietà del peccato e la serietà del giudizio. Non siamo forse, nonostante tutte le nostre parole di sgomento di fronte al male e alle sofferenze degli innocenti, troppo inclini a banalizzare il mistero del male? Dell'immagine di Dio e di Gesù, alla fine, non ammettiamo forse soltanto l'aspetto dolce e amorevole, mentre abbiamo tranquillamente cancellato l'aspetto del giudizio? Signore, alle donne che piangono hai parlato di penitenza, del giorno del giudizio, quando ci troveremo al cospetto del tuo volto, il volto del giudice del mondo. Ci chiami a uscire dalla banalizzazione del male con cui ci tranquillizziamo,
così da poter continuare la nostra vita di sempre. Ci mostri la serietà della nostra responsabilità, il pericolo di essere trovati nel giudizio, colpevoli e infecondi. Fa che non ci limitiamo a camminare accanto a te, offrendo soltanto parole di compassione. Convertici e donaci una nuova vita. Non permettere che alla fine rimaniamo lì come un legno secco, ma fa che diventiamo tralci viventi in te, la vera vite, e che portiamo frutto per la vita eterna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Nona stazione. Gesù cade per la terza volta. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal libro delle Lamentazioni. Ebbene per l'uomo portare il giogo fin dalla giovinezza. Sieda costui solitario e resti in silenzio, poiché egli glielo ha imposto. Cacci nella polvere la bocca, forse c'è ancora speranza. Porga a chi lo percuote la sua guancia, si sazi di umiliazioni, poiché il Signore non ne rigetta mai, ma se affligge avrà anche pietà secondo la sua grande misericordia. Che cosa può dirci la terza caduta di Gesù sotto il peso della croce? Forse ci fa pensare alla caduta dell'uomo in generale, all'allontanamento di molti da Cristo, alla deriva verso un secolarismo senza Dio. Ma non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa, a quante volte si abusa del Santo Sacramento della sua presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso egli entra, quante volte celebriamo soltanto noi stessi senza neanche renderci conto di Lui. Quante volte la sua parola viene distorta e abusata, quanta poca fede c'è in tante teorie, quante parole vuote. Signore, spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, una barca che fa acqua da tutte le parti. E anche nel tuo campo di grano vediamo più zizzania che grano. La veste e il volto così sporchi della tua Chiesa ci sgomentano. Ma siamo noi stessi a sporcarli? Siamo noi stessi a tradirti ogni volta. Dopo tutte le nostre grandi parole, i nostri grandi gesti, abbi pietà della tua Chiesa, anche all'interno di essa. Adamo cade sempre di nuovo. Con la nostra caduta ti trasciniamo a terra e Satana se la ride perché spera che non riuscirai più a rialzarti da quella caduta. Spera che tu, essendo stato trascinato nella caduta della tua Chiesa, rimarrai per terra sconfitto. Però ti rialzerai, ti sei rialzato, sei risorto e puoi rialzare anche noi,
salva e santifica la tua Chiesa, salva e santifica tutti noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Decima stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Giunti a un luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele, ma egli, assaggiatolo, non ne volle bere. Dopo averlo quindi crocifisso, si spartirono le sue vesti, tirandole a sorte, e sedutisi gli facevano la guardia. Gesù viene spogliato delle sue vesti. Il vestito conferisce all'uomo la sua posizione sociale, gli dà il suo posto nella società, lo fa essere qualcuno. Essere spogliato in pubblico significa che Gesù non è più nessuno, non è nient'altro che un emarginato, disprezzato da tutti. Il momento della spogliazione ci ricorda anche la cacciata dal paradiso. Lo splendore di Dio è venuto meno nell'uomo, che ora si trova lì, nudo ed esposto, denudato, e si vergogna. Gesù, in questo modo, assume ancora una volta la situazione dell'uomo caduto. Il Gesù spogliato ci ricorda il fatto che tutti noi abbiamo perso la prima veste, e cioè lo splendore di Dio. Sotto la croce i soldati tirano a sorte per dividersi i suoi miseri averi, le sue vesti. E gli evangelisti lo raccontano con le parole tratte dal Salmo 22:19 e ci dicono così quel che Gesù dirà ai discepoli di Emmaus: tutto è accaduto secondo le scritture. Qui niente è pura coincidenza. Tutto quel che accade è racchiuso nella parola di Dio e sostenuto dal suo divino disegno. Il Signore sperimenta tutti gli stadi e i gradi della perdizione degli uomini, e ognuno di questi gradi è, in tutta la sua amarezza, un passo della redenzione. È proprio così che egli riporta a casa la pecorella smarrita. Signore Gesù, sei stato spogliato delle tue vesti, esposto al disonore, espulso dalla società. Ti sei caricato del disonore di Adamo, sanandolo. Ti sei caricato delle sofferenze e dei bisogni dei poveri, coloro che sono espulsi dal mondo. Ma proprio così compi la parola dei profeti. Proprio così tu dai significato a ciò che appare privo di significato. Proprio così ci fai riconoscere che tuo Padre tiene nelle sue mani te, noi e il mondo. Donaci un profondo rispetto dell'uomo in tutte le fasi della sua esistenza e in tutte le situazioni nelle quali lo incontriamo. Donaci la veste di luce della tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Undicesima stazione. Gesù è inchiodato sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Al di sopra del suo capo posero la motivazione scritta della sua condanna. Questi è Gesù, il re dei Giudei. Insieme con lui furono crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. E quelli che passavano di là lo insultavano scuotendo il capo e dicendo: tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, salva te stesso. Se tu sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Anche i sommi sacerdoti con gli scribi e gli anziani lo schernivano. Ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. E il re di Israele, scenda ora dalla croce e gli crederemo. Gesù è inchiodato sulla croce. La Sindone di Torino ci permette di avere un'idea dell'incredibile crudeltà di questa procedura. Gesù non beve la bevanda anestetizzante offertagli. Coscientemente prende su di sé tutto il dolore della crocifissione. Tutto il suo corpo è martoriato. Le parole del Salmo si sono avverate. Ma io sono un verme, non un uomo. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori. Fermiamoci davanti a questa immagine di dolore, davanti al Figlio di Dio sofferente. Guardiamo a Lui nei momenti della presunzione e del godimento, in modo da imparare a rispettare i limiti e a vedere la superficialità di tutti i beni puramente materiali. Guardiamo a Lui nei momenti di calamità ed angustia, per riconoscere che proprio così siamo vicini a Dio. Cerchiamo di riconoscere il suo volto in coloro che tenderemmo a disprezzare. Dinanzi al Signore condannato, che non volle usare il suo potere per scendere dalla croce, ma piuttosto sopportò la sofferenza della croce fino alla fine. Signore Gesù Cristo, ti sei fatto inchiodare sulla croce, accettando la terribile crudeltà di questo dolore, la distruzione del tuo corpo e della tua dignità. Ti sei fatto inchiodare, hai sofferto senza fughe e senza compromessi. Aiutaci a non fuggire di fronte a ciò che siamo chiamati ad adempiere. Aiutaci a farci legare strettamente a te. Aiutaci a smascherare quella falsa libertà che ci vuole allontanare da te. Aiutaci ad accettare la tua libertà legata e a trovare nello stretto legame con te la vera libertà. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate,
che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Dodicesima stazione. Gesù muore sulla croce. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Giovanni. Pilato compose anche l'ispizione e la fece porre sulla croce. Vi era scritto: Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Molti giudei lessero questa iscrizione perché il luogo dove fu crocifisso Gesù era vicino alla città. Era scritta in ebraico, in latino e in greco. Dal Vangelo secondo Matteo. Da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna e, bevutala di aceto, la fissò su una canna e così gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo. E Gesù, emesso un alto grido, spirò. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: Davvero costui era figlio di Dio. Sopra la croce di Gesù, nelle due lingue del mondo di allora, il greco e il latino, e nella lingua del popolo eletto, l'ebraico, c'è scritto chi è: il re dei Giudei, il figlio promesso di Davide. Pilato, il giudice ingiusto, è diventato profeta suo malgrado. Davanti all'opinione pubblica mondiale viene proclamata la regalità di Gesù. Gesù stesso non aveva accettato il titolo di Messia, in quanto avrebbe richiamato un'idea sbagliata, umana, di potere e di salvezza. Ma adesso il titolo può stare scritto lì pubblicamente sopra il crocifisso. Egli così è davvero il re del mondo. Adesso è davvero innalzato. Nella sua discesa egli è salito. Ora ha radicalmente adempiuto al mandato dell'amore, ha compiuto l'offerta di se stesso. E proprio così egli ora è la manifestazione del vero Dio, di quel Dio che è amore. Ora sappiamo chi è Dio, ora sappiamo com'è la vera regalità. Gesù prega il Salmo 22, che comincia con le parole: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Assume in sé l'intero Israele sofferente, l'intera umanità sofferente, il dramma dell'oscurità di Dio, e fa sì che Dio si manifesti proprio laddove sembra essere definitivamente sconfitto e assente. La croce di Gesù è un avvenimento cosmico. Il mondo si oscura quando il figlio di Gesù subisce la morte. La terra trema e presso la croce ha inizio la chiesa dei pagani. Il centurione romano riconosce, capisce che Gesù è il figlio di Dio. Signore Gesù Cristo, nell'ora della tua morte il sole si oscurò. Sempre di nuovo sei inchiodato sulla croce. Proprio in quest'ora della storia viviamo nell'oscurità di Dio. Per la smisurata sofferenza e la cattiveria degli uomini, il volto di Dio, il tuo volto, appare oscurato, irriconoscibile.
ma proprio sulla croce ti sei fatto riconoscere, proprio in quanto sei colui che soffre e che ama, sei colui che è innalzato. Proprio da lì hai trionfato. Aiutaci a riconoscere in quest'ora di oscurità e di turbamento il tuo volto. Aiutaci a credere in te e a seguirti proprio nell'ora dell'oscurità e del bisogno. Mostrati di nuovo al mondo in quest'ora. Fa che la tua salvezza si manifesti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce e consegnato alla Madre. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, sentito il terremoto e visto quel che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: davvero costui era figlio di Dio. C'erano anche là molte donne che stavano a osservare da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Gesù è morto, il suo cuore viene trafitto dalla lancia del soldato romano e ne escono sangue e acqua, misteriosa immagine del fiume dei sacramenti, del battesimo e dell'Eucaristia, dai quali, in forza del cuore trafitto del Signore, rinasce sempre di nuovo la Chiesa. A lui non vengono spezzate le gambe, come agli altri due crocifissi. Così egli si manifesta come il vero agnello pasquale, al quale nessun osso deve essere spezzato. E ora che tutto è stato sopportato, si vede che egli, nonostante tutto il turbamento dei cuori, nonostante il potere dell'odio e della vigliaccheria, non è rimasto solo. I fedeli ci sono. Sotto la croce c'erano Maria, sua madre, la sorella di sua madre Maria, Maria di Magdala e il discepolo che gli amava. Ora arriva anche un uomo ricco, Giuseppe d'Arimatea. Il ricco trova come passare per la cruna di un ago, perché Dio gliene dona la grazia. Seppellisce Gesù nella sua tomba ancora intatta, in un giardino. Dove viene sepolto Gesù, il cimitero si trasforma in giardino, nel giardino dal quale era stato cacciato Adamo quando si era staccato dalla pienezza della vita del suo creatore. Il sepolcro nel giardino ci fa sapere che il dominio della morte sta per finire. E arriva anche un membro del Sinedrio, Nicodemo, al quale Gesù aveva annunciato il mistero della rinascita da acqua e da spirito. Anche nel Sinedrio, che aveva deciso la morte di Gesù, c'è qualcuno che crede, che conosce e riconosce Gesù dopo che è morto. Sopra l'ora del grande lutto, il grande tenebramento e della disperazione, sta misteriosamente la luce della speranza. Il Dio nascosto rimane comunque il Dio vivente e vicino. Il Signore morto rimane comunque il Signore e nostro Salvatore, anche nella notte della morte. Signore, sei disceso nell'oscurità della morte.
ma il tuo corpo viene raccolto da mani buone e avvolto in un candido lenzuolo. La fede non è morta del tutto, il sole non è del tutto tramontato. Quante volte sembra che tu stia dormendo? Com'è facile che noi uomini ci allontaniamo e diciamo a noi stessi: Dio è morto. Fa che nell'ora dell'oscurità riconosciamo che tu comunque sei lì. Non lasciarci da soli quando tendiamo a perderci d'animo. Aiutaci a non lasciarti da solo. Donaci una fedeltà che resista nello smarrimento e un amore che ti accolga nel momento più estremo del tuo bisogno, come la madre tua che ti avvolse di nuovo nel suo grembo. Aiutaci, aiuta i poveri e i ricchi, i semplici e i dotti a vedere attraverso le loro paure e i loro pregiudizi e a offrirti la nostra capacità, il nostro cuore, il nostro tempo, preparando così il giardino nel quale può avvenire la risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l'altra Maria. Gesù, disonorato e oltraggiato, viene deposto, con tutti gli onori, in un sepolcro nuovo. Nicodemo porta una mistura di mirra e di aloe di 100 libbre, destinata a emanare un prezioso profumo. Ora, nell'offerta del figlio, si rivela, come già nell'unzione di Betania, una smisuratezza che ci circonda d'amore generoso di Dio, la sovrabbontanza del suo amore. Dio fa generosamente offerta di se stesso. Se la misura di Dio è la sovrabbontanza, anche per noi niente dovrebbe essere troppo per Dio. È quel che Gesù stesso ci ha insegnato nel discorso della montagna. Ma bisogna ricordare anche le parole di San Paolo su Dio, che diffonde per mezzo nostro il profumo della conoscenza di Cristo nel mondo intero. Noi siamo infatti il profumo di Cristo. Nella putrefazione delle ideologie, la nostra fede dovrebbe essere di nuovo il profumo che riporta sulle tracce della vita. Nel momento della deposizione comincia a realizzarsi la parola di Gesù. In verità vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Gesù è il chicco di grano che muore. Dal chicco di grano morto comincia la grande moltiplicazione del pane che dura fino alla fine del mondo. Egli è il pane di vita capace di sfamare in misura sovrabbondante l'umanità intera e di donarne il nutrimento vitale.
il Verbo eterno di Dio, che è diventato carne e anche pane, per noi, attraverso la croce e la resurrezione. Signore Gesù Cristo, nella deposizione hai fatto tua la morte del chicco di grano. Sei diventato il chicco di grano morto che produce frutto lungo il corso dei tempi, fino all'eternità. Dal sepolcro risplende in ogni tempo la promessa del chicco di grano, dal quale viene la vera manna, il pane di vita, nel quale tu offri te stesso a noi. La parola eterna, attraverso l'incarnazione e la morte, è diventata la parola vicina. Ti metti nelle nostre mani e nei nostri cuori, affinché la tua parola cresca in noi e produca frutto. Tu doni te stesso attraverso la morte del chicco di grano, affinché anche noi abbiamo il coraggio di perdere la nostra vita per trovarla, affinché anche noi ci fidiamo delle promesse del chicco di grano. Aiutaci ad amare sempre più il tuo mistero eucaristico e a venerarlo, a vivere veramente di te, pane del cielo. Aiutaci a diventare il tuo profumo, a rendere percepibili le tracce della tua vita in questo mondo. Come il chicco di grano si rialza dalla terra, come stelo e spiga, così anche tu non potevi rimanere nel sepolcro. Il sepolcro è vuoto perché lui, il Padre, non ti abbandonò negli inferi, nella tua carne vide corruzione. No, tu non hai visto la corruzione. Sei risorto e hai dato spazio alla carne trasformata nel cuore di Dio. Fa che possiamo rallegrarci di questa speranza e possiamo portarla gioiosamente nel mondo. Fa che diventiamo testimoni della tua risurrezione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Santa Madre de voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, abbiamo concluso questa Via Crucis nel venerdì di Passione. Ci prepariamo così alla Settimana Santa. È un momento molto particolare, come tutti voi sapete. Un momento difficile, un momento in cui rischiamo di smarrirci, di restare confusi, di perdere la speranza, soprattutto alla luce di quello che si vede delle tante persone che stanno lasciando questo mondo a causa del coronavirus. Noi preghiamo, preghiamo, confidiamo nel Signore. Sappiamo che con Lui possiamo farcela, ma soprattutto con Lui possiamo vincere la morte, possiamo vincere la disperazione, la tristezza, possiamo vincere ogni difficoltà. Affidiamoci a Lui e in questa Settimana Santa, carissimi, mettiamoci veramente sul percorso che ha intrapreso Gesù, secondo quello che Lui stesso ci ha consegnato come esempio e segno di vita discepolare. Ognuno di noi ogni giorno impari a prendere la sua croce, perché più noi portiamo la nostra croce, che è la nostra stessa esistenza visitata dal Signore secondo la sua volontà, ed è anche accoglienza della volontà di Dio tutte le volte in cui facciamo fatica ad accoglierla. Bene, carissimi, lungo questa strada noi impariamo sempre più a perdere la vita
per riconquistarla, riconquistarla nuova, riconquistarla appunto nella nuova vita che Gesù ha inaugurato con la sua risurrezione. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. O fieri flagelli che al mio buon Signore le carni squarciaste con grande dolor, ferite quest'anima, ferite quest'anima che causa ne fu, ferite quest'anima.